Il giorno dopo, sindaco, cosa è successo a San Nicolò con le schede? Ma quello che è successo è stato visto dalla commissione centrale, che insomma ha fatto nuovamente lo spoglio, e poi sono stati assegnati i voti. Io ho preso 303 preferenze contro le 170 di Manuela Di Pasquale, insomma questo la dice anche lunga su quello che è stato un po', come dire, la campagna elettorale e il risultato della campagna elettorale. È chiaro che siamo arrivati al 49,9, diciamo una beffa, perché per qualche decina di voti, circa 90-100, ora non so bene preciso il numero, si va probabilmente al ballottaggio. Aspettiamo comunque l'esito e il risultato della commissione. Noi comunque stiamo già lavorando, abbiamo già programmato le attività da fare nel caso si vada al ballottaggio, siamo pronti, faremo campagna elettorale diciamo come abbiamo fatto fino ad oggi, e quindi molto, con molta serenità e consapevoli di avere un bagaglio di voti che è il doppio dell'altro competitor, quindi insomma, questo ci dà grande sicurezza e grande garanzia. Bisogna ben gestire e saper gestire questo bagaglio, però ripeto, siamo tranquilli. Cosa pensa che accadrà dall'altra parte? Le altre liste appoggeranno Manuela Di Pasquale? Ma si parla già, ma tutta una cosa che non mi riguarda, o meglio mi riguarda indirettamente quello che fanno gli altri. Si parla già di un apparentamento tra Manuela Di Pasquale, Pomante e la Cordoni. Insomma, questa è la contraddizione della politica, cioè fino all'altro ieri Manuela Di Pasquale e Pomante hanno dichiarato sui giornali che mai si sarebbero messi insieme, so che ci sono esposti querele, diciamo, e quindi ci sono, c'è una situazione, e invece adesso per la politica, per un posto al sole si fa di tutto, ma questo diciamo i cittadini lo sapranno, Teramani lo sapranno ben valutare, e insomma ripeto, e vediamo, però con molta serenità, ripeto, noi da parte nostra riteniamo di avere un programma che è il nostro, di avere una condivisione che è la nostra, e quindi non faremo apparentamenti con nessuno, ci presentiamo, ripeto, col 49,9% di consensi, e con questi andiamo avanti senza timore, con la consapevole della nostra forza, con grande rispetto per quanto riguarda gli elettori, e consapevoli del fatto che sono certo ci daranno ancora la fiducia per i prossimi 5 anni. Lei pensava di arrivare al ballottaggio? Ma guardi, per quello che erano un po', che era il sentore, noi sapevamo di andare molto bene. Io dovunque andavo c'era gente che mi esprimeva diciamo, il suo voto, che mi dava mi esprimeva il supporto, la voglia di essere al nostro fianco. Quindi sinceramente pensavamo di superare il 50%. Non l'abbiamo superato per 90-100 voti, quindi davvero per pochissimo. C'è stato un voto disgiunto alto. Questo insomma la dice lunga anche sul fatto che il centro-sinistra o gli altri competitor hanno basato la loro campagna elettorale non sui programmi ma nel cercare il voto disgiunto, e ho detto sempre, è come andare a cercare il voto a casa d'altri. Adesso il discorso è diverso, siamo uno contro uno, Brucchi Maurizio contro Manuela Di Pasquale. I teramani dovranno decidere chi dovrà amministrare la città di Teramo, se dovrà amministrare la continuità, la coerenza, il lavoro, la quotidianità, o seppure invece dovrà amministrare la sete di andare a ricoprire una poltrona a tutti i costi, e gli apparentamenti ne sono un'espressione. A Teramo è accaduto questo, a livello regionale però il centrosinistra ha vinto. Sì, ha vinto in maniera schiacciante, questo è un dato che va preso così com'è, su un discorso nazionale di un vento che è cambiato, che è favore al centro-sinistra, e quindi di questo va preso consapevolezza. Anche lì dobbiamo fare un'analisi, diciamo, del voto, capire dove si è sbagliato e ripartire, perché poi in politica anche da una sconfitta come quella regionale si trae sempre dei consigli, si tirano le somme, e ci sono anche delle cose positive, perché anche negli eventi negativi sono cose positive, da quelle cose positive bisogna ripartire, rifondare la squadra, rinnovarsi e ripartire. Si riparte quindi con questa campagna elettorale fino all'8 di giugno, quando appunto si voterà. Sì, sono 10 giorni supplementari, siamo ai tempi supplementari, noi non ci volevamo arrivare, va bene, ma ce li giochiamo con molta, ripeto, con molta determinazione, con molta serenità, con molta consapevolezza. Poi ripeto, insomma, bisogna avere il rispetto del voto degli elettori, e quindi è chiaro che se ci sono stati errori durante gli scrutini, oggi c'è qualcuno che lo dovrà verificare, lo sta verificando, quindi anche qui
grande rispetto.